quali sono le opere a cui è rimasto più affezionato? In qualche modo, diciamo, quante sono le opere che sono un po' come figli poi per un artista che ha prodotto in questa sua lunghissima attività? Oddio, i figli sono tutti quanti, dal più brutto al migliore, però quelle che più mi stanno a cuore sono quelli fatti direttamente sull'intonaco fresco, perché danno più soddisfazione. Quelle sul legno un po' meno, sul marmo pure va bene, ma quelle sull'affresco sono bellissime in assoluto. Durante la sua carriera le è capitato di incrociare, che so, uno sceicco arabo, un famoso gallerista straniero? C'è qualcuno che è rimasto, diciamo, sorpreso, che le ha fatto qualche proposta strana riguardante la sua arte? No, proposte strane no, perché i miei clienti che vengono a prendere le opere vengono, pizzicano e vanno via. Non fanno tante storie, anche perché forse non lo so, perché sono un po' scettici verso la tecnica, rimangono abbagliati per la novità. Invece i galleristi, anche se vengono, si camuffano da agnelli, invece sono lupi, vorrebbero accaparare un po' di più. Io non gli do tanto spazio, quindi allora non c'è il rapporto vero e proprio. Parliamo invece anche di quello che è la durata di queste opere. Sappiamo che appunto questa tecnica ci ha restituito con una formula millenaria pezzi d'arte appunto datati migliaia di anni fa. Tecnicamente in che cosa differisce, oltre che proprio, diciamo, la tecnica, quando si realizza un'opera, anche il risultato finale, quanto in qualche modo può durare, tra virgolette? Allora, posso dire una cosa per certezza? Che una formula di pittura ad encausto è stata trovata nel sarcofago di Tutankhamon 1400 anni prima di Cristo. Sta lì, ancora sta lì. Bisogna dire pure che lì non c'è tanta umidità, quindi il deserto l'ha preservata la siccità. Bisogna dire pure quest'altro, che la cera non invecchia. Può stare anche 10.000 anni, è sempre la stessa. Non si modifica, non spacca, non fa il cracré. E al di là di questo non so che dire, perché tutto in funzione pure al supporto, che una volta che si è bloccato il supporto regge, penso che dovrebbe sfidare i secoli. Certamente. Io più di questo non posso dire. Ecco, abbiamo nominato, diciamo, varie epoche storiche, ma ad esempio, che so, durante questo lasso di tempo, da Pompei ad oggi, non dalla sua visita a Pompei, ma dalla realizzazione di quelle opere, c'è stato qualcun altro che si è avvicinato un pochino a questa tecnica? Tipo, che so, Leonardo? Leonardo, al di là di Pompei, perché nemmeno sapeva che esisteva Pompei, ci ha provato, perché Leon Battista Alberti ha tradotto la Naturalis Historia dal latino in italiano volgare. E lui l'ha studiato, ha iniziato a dipingere la famosa battaglia d'Anghiari a Palazzo Vecchio di Firenze. Il fatto che Leonardo abbia dipinto questa famosa battaglia, io non lo metto in dubbio che l'ha fatto. Però quello che ha sbagliato Leonardo è quel processo. Allora, che cosa ha fatto Leonardo? Ha messo i bracieri davanti al dipinto, dando un fuoco enorme. Avendoci un intonaco bagnato sotto, hanno fatto ex nuovo un intonaco, e di solito gli intonaci antichi sono da 2 cm fino a 5-10 cm, quindi ha accumulato una quantità di acqua. Quei fuochi che hanno fatto hanno richiamato in superficie l'acqua, hanno trovato la cera calda ed è venuto giù. Mentre io lavoro con i ferri, non avviene questo sfacelo, perché si lavora pezzetto per pezzetto, quindi non riesce a scaldare tutta la cera. Quindi io ancora non mi sono inventato nulla, esisteva già tutto. Quindi penso che Leonardo, che ci ha provato, ma ci hanno provato pure gli altri, nel 700 con la riscoperta di Pompei, addirittura l'Accademia di Francia ha fatto un concorso, chi poteva ritirare fuori, ci hanno provato centinaia di pittori e ricercatori. Io ci ho provato, ma ci ho provato con la povertà molisana, quei mezzi semplici molisani che sono stati molto forti, mi hanno messo in condizione da poter trovare il vero cavillo di questa benedetta tecnica famosa e ricercata da tutti. Che poi, in parole povere, è una cosa semplice, bisogna avere un minimo
maestria manuale sulla materia, e poi saper pure dipingere un pochetto, non più da tanto. E viene quasi, per me viene facile. È vero che dimostra che sembra tutto facile, ma c'è alle spalle un po' ci vuole un po' di conoscenza tecnica. Cioè la materia bisogna saperla dominarla, perché la cera non la domini facilmente. Certo. E trovare le cere, questo è importante, trovare le cere giuste, perché altrimenti diventi matto, ma l'opera non viene avanti. Io a questo punto le farei qualche domanda specifica anche su Toro, sul Molise. Non so se ci torna spesso, ma quanto è legato a Toro nel Molise? Quanto vive nel suo cuore ancora Toro nel Molise? Tutto. Perché Toro, io non posso scordare Toro, la mia prima gioventù l'ho avuto laggiù. E come devo dire, Toro, cioè, senza da Toro io non avrei fatto quello che ho fatto. Perché, ripeto, quella povertà di mezzi mi ha messo in condizione che poi io a Roma ho potuto metterla in pratica. Se io stavo sempre a Toro, magari non l'avrei fatto. Oppure se non conoscevo Toro e Campobasso, cioè i miei maestri, che sono importanti, che mi facevano fare delle cose sublime con quattro cose, sanno a pia un uovo, un pezzo di colla, la farina, facevano fare delle cose stupende con pochi mezzi, andavi dal genere alimentare, erano cose che poi, andandoci un po' a ragionare, gli antichi romani non è che erano differenti da quelle cose che diceva Don Nicola Rago Angelo, sono quelle che la natura ti dà. La colla, la cera, adesso l'elenco l'ho fatto, ma ci sono tante cose semplici che si prendono da qualsiasi genere alimentare, non è che devi andare tanto lontano. Ecco, Toro, lo ricordiamo, poi è uno di quei luoghi che è sì, diciamo, legato ad un contesto, se vogliamo, anche a maggioranza agricola, tradizionale, però è stato sempre comunque, diciamo, un luogo di menti piuttosto attive da un punto di vista culturale, non soltanto nell'arte, anche sulla storia. Il suo amico Giovanni Mascia, ad esempio, ma non soltanto lui. Beh, Giovanni è un personaggio attore che andrebbe valorizzato un po' di più. Io Giovanni Mascia, per quella ricerca, il lavoro, io so che cosa significa ricerca. E fare una ricerca è fatica, eh? Invece non vengono valorizzati, questi personaggi andrebbero messi su una bella nicchia alta. Ecco, ma lei come si mantiene in contatto con Toro, con il Molise, a parte seguirci anche sul 749, spero appunto quando può, ma diciamo in che modo porta avanti i suoi contatti con... Toro Web è contatto con amici tipo Antonello, Giovanni, ci sono tanti amici, non è che c'è solo Giovanni, ci sono tanti amici. Ecco, diciamo un suo desiderio relativo proprio a Toro, al Molise, volendo ci tornerebbe o comunque che cosa in qualche modo augura a questa terra da cui è partito? Madonna, io il Molise è una terra giovane, ma nel contempo pure antichissima, è radicata lì. Mi piacerebbe che, come io sono arrivato a Roma, ho trovato le porte aperte e mi sono messo subito a lavorare, e penso che da molisani ce ne saranno tanti come me. Vorrei che, mi piacerebbe che questi giovani se gli diano un po' più spazio, ma al di là della congiuntura che ci sono pochi soldi in giro, va bene. Però se si potrebbe fare, io se potessi fare una mostra nel Molise, oppure creare anche una scuola, visto che a Roma, adesso devo trovare ancora altre situazioni su sta faccenda. Se faccio la scuola, fa una scuola laggiù, cioè cercate da dare uno stimolo a questi giovani. Ma non è che ci sono giovani, bei ragazzi, intelligenti, è finito il tempo mio, ma da un bel po'. Soltanto che io parto da Toro, con 1.000 lire in tasca, vengo a Roma, metto a capofitto e lavoro. E vado fino in fondo al mio desiderio da piccolo. Ho portato la mia idea fino in fondo, cioè ho mantenuto la promessa a me stesso e a mio padre. Invece oggi però è cambiata un po' la mentalità dei giovani, ma bisognerebbe pure dargli lo spunto per questi giovani, cercare di fargli creare qualche cosa di buono, altrimenti decade tutto, ma è uno sfacelo un po' generale, non solo per i molisani. Proprio, diciamo, le ultime due domande, la ringrazio per questa lunga e bella chiacchierata. A chi lasciare questa tecnica? Perché insomma, non parliamo delle opere, ecco, ma questo desiderio di condividere questa tecnica... A tutti, perché questa tecnica, non dando problemi dei supporti, ci diamo Leonardo,
Io sono convinto che Leonardo, facendo la battaglia d'Anghiara, avrebbe portato una nuova esplosione di colori, una nuova tavolozza. Perché poteva mettere questi colori cinabri sul muro, che non esiste nemmeno la Cappella Sistina. Cioè, mette in mano ai giovani, tutti, Molisano in primis, poi dopo a di là chi viene va bene. Aderei tutti i giovani che vogliono, giovani, anche pittori. Dagliele e finisce la storia. Però collegiale, non singolo, cioè per una persona. Io se ero più grande questo locale l'avrei fatto qua dentro. Però è pericoloso perché c'è sta il fuoco, c'è un po' rischio, ecco perché non la faccio qua dentro. Un piccolo pensiero anche ad altri, ad altre personalità artistiche che sono partite dal Molise e poi comunque hanno svolto la loro attività qua vicino. Parlando di Rosso di Cinabro, prima mi veniva in mente Gino Marotta, che è arrivato a Roma praticamente nella stessa epoca, era classe 1935, ci ha lasciato purtroppo qualche po' di mesi fa. Ecco, quindi il Molise comunque si conferma come luogo in cui l'arte in qualche modo nasce, cova e poi può esplodere. Sì, sì, questo è vero. Gino Marotta è un maestro, non è stato, è un vero maestro. Cioè, poi c'è Achille Pace, un altro grande maestro. Ci sono dei buoni punti di riferimento. Ma io con le mie forze non posso fare più che dare la tecnica, di più non posso fare. Cioè, non sono un artista, cioè l'artista è quello che crea, che esplode, che porta le novità nell'arte. Io forse sono un buon artigiano, pittore, non di più. Io non ho un livello alto, perché l'artigiano è pittore o decoratore, chiamiamolo come vuoi, è limitato, non si inventa. Invece tipo Gino Marotta, tipo Achille Pace, queste sono qualche cosa di eccezionale. Quindi bisogna tenerli da conto questi personaggi. Ce ne saranno anche gli altri, scusa che non li conosco, non lo so se ci sono. Perfetto, ci stiamo praticamente salutando, possiamo approfittare anche di questa presenza delle telecamere, che so, per salutare anche coloro che ci stanno guardando da Toro e non soltanto, anche i toresi che ci guardano tramite il web in altre parti del mondo. Diciamo che ha la possibilità di fare, se vogliamo, un saluto o un... Sì, io sono contento di essere molisano e torese in primis, anche perché questo paese gli devo parecchio e ai molisani, anche ai molisani. E do un saluto a tutti e ringrazio anche la televisione che mi dà questo spazio. Speriamo che quel mio seminario qualche cosa può uscire fuori.